Sì, lo so, lo so, lo so, vi mancavo, non vedevate l'ora che facessi un video, lo so ragazzi, ormai vi conosco, a parte gli scherzi. Raga, oggi sono qui per parlarvi di quello che ho fatto ad agosto, ossia l'Interrail. Erano anni che volevo fare l'Interrail. Ogni volta verso il periodo di aprile-maggio dicevo voglio fare l'Interrail, voglio fare l'Interrail, voglio fare l'Interrail e puntualmente non facevo l'Interrail. Però quest'anno finalmente sono riuscito a farlo. Il mio Interrail l'ho fatto insieme ad un amico, tra l'altro poi vedrete il video, raga. Secondo me sta venendo una bomba, però giudicherete voi. Io vi consiglio di iscrivervi al canale così quando esce lo guardate e poi mi dite se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Secondo me è una bomba, anche perché il giro che abbiamo fatto è stato una bomba. Cioè siamo arrivati fino alle Lofoten, nel nord della Norvegia, ed è stato veramente figo arrivarci coi treni. In realtà non voglio parlarvi proprio del mio Interrail, voglio parlarvi di cos'è un Interrail. Allora, io ormai sono anni che mi informo sull'Interrail, però mi ricordo che all'inizio era difficile trovare delle risposte, c'erano veramente tanti dubbi e in questo video voglio aiutare chi ha deciso di partire e intraprendere l'Interrail. Che cos'è l'Interrail? L'Interrail è un biglietto ferroviario che permette di viaggiare sulla maggior parte dei treni in Europa. Esistono due tipi di biglietti Interrail, c'è il Global Pass che vi permette di viaggiare in 31 paesi diversi e c'è il One Country Pass che vi permette di viaggiare in una sola nazione. Per quanto riguarda il Global Pass, esistono varie forme, come ad esempio 3 giorni entro un mese, 5 giorni entro un mese, 7 giorni entro un mese, 10 giorni entro 2 mesi. Ma cosa vuol dire 5 giorni in un mese, 7 giorni in un mese? Vuol dire che noi con questa tipologia, ad esempio 7 giorni nell'arco di un mese, possiamo viaggiare in quei 7 giorni che noi decidiamo di scrivere sul pass, e in quel giorno, da mezzanotte a mezzanotte, possiamo prendere tutti i treni che vogliamo. Mentre per quanto riguarda il One Country Pass, bisogna decidere semplicemente la nazione in cui vogliamo fare l'Interrail. E anche in questo pass ci sono all'incirca le stesse forme del Global Pass. Tra l'altro, se avete meno di 28 anni o più di 60, per voi l'Interrail costa di meno, a differenza mia, che ormai sono per i 30. C'è da dire una cosa però, che il pass Interrail non può essere utilizzato nella nazione di residenza, però è possibile effettuare un viaggio in entrata e in uscita. Ora andiamo a vedere come è strutturato il pass Interrail. Sul biglietto ferroviario vanno scritti i giorni in cui noi decidiamo di viaggiare, mentre sul diario di bordo va inserito il giorno, l'ora, la stazione di partenza e la stazione di arrivo. Dove c'è scritto Outbound Journey va inserito il giorno di uscita dal paese, mentre Inbound Journey va inserito il giorno di rientro. Mettiamo che noi decidiamo di partire il 7 agosto e decidiamo di partire da Roma, ad esempio Roma-Firenze, Firenze-Milano, Milano-Como, Como-Lugano. Noi, in quel giorno lì, possiamo prendere tutti i treni possibili per poter uscire dal nostro paese di residenza. Il pass Interrail vi arriva nel giro di una settimana. Tra l'altro bisogna pagare le spese di spedizione che all'incirca sono sui 10 euro. All'interno del pacchetto, che è proprio un pacchetto di viaggio, troviamo il pass Interrail, una guida con molti consigli e una mappa che tra l'altro io non ho ancora compilato, ma penso di tracciarla e appenderla. All'interno del pacchetto troverete anche un braccialetto che tra l'altro io ho appeso là dietro. Una volta terminato l'Interrail potrete decidere di rispedire indietro il diario di bordo del biglietto e potete scegliere se farvelo poi rimandare indietro insieme ad un regalino. Però io non l'ho ancora fatto, ma penso che lo farò a breve. C'è da dire una cosa però, noi sì possiamo prendere tutti i treni d'Europa, però per alcuni treni bisogna effettuare una prenotazione dei posti a sedere. E questa è una domanda che in molti si fanno prima di intraprendere l'Interrail. Come si effettuano le prenotazioni? Le prenotazioni si possono effettuare in vari modi. Allora, si può effettuare con l'app Interrail, che di solito vi riporta ai siti delle compagnie ferroviarie, attraverso il sito Interrail tramite il servizio self-service, oppure direttamente stazione. Allora, per quanto mi riguarda, ho effettuato quasi tutte le tipologie di prenotazioni. Ho provato sia sul sito dell'Interrail, sia direttamente in stazione, sia attraverso l'app. Però ci sono alcune nazioni che la prenotazione va effettuata solo in stazione, come nel caso della Norvegia. Noi infatti le prenotazioni le abbiamo effettuate o direttamente alla biglietteria, oppure ad esempio alla stazione di Bodø non c'è la biglietteria, ci sono solo le macchinette automatiche. In quel caso noi abbiamo chiamato direttamente la compagnia ferroviaria. La compagnia ferroviaria della Norvegia vi crea il ticket, vi rilascia un codice, voi lo inserite nella macchinetta automatica e ve lo stampa. Un consiglio che vi do, però non è detto che voi passiate da quello stato, noi abbiamo avuto parecchi problemi per quanto riguarda la tratta Hamburgo-Copenaghen. Sia all'andata che al ritorno i posti a sedere erano
terminati. Infatti abbiamo dovuto anticipare i treni e prendere i primi disponibili, perché sennò c'era il rischio che slittava tutto il nostro programma, perché noi sì abbiamo organizzato i nostri spostamenti, però le prenotazioni le abbiamo fatte man mano. Però vi consiglio che se dovete passare da Copenaghen, almeno quella tratta lì, cercate di prenotarla un bel po' prima. Quindi abbiamo parlato del pass, abbiamo parlato delle prenotazioni. C'è anche una domanda che spesso leggo nei forum per quanto riguarda l'Interrail, ed è: che cos'è la regola delle 7 PM? Se noi decidiamo di prendere un treno che parte dopo le 7 di sera e arriva a destinazione dopo le 4 di mattina, cioè un treno diretto senza effettuare cambi, possiamo scrivere sul nostro pass Interrail e quindi contare solo il giorno di arrivo. Noi partiamo l'8 agosto alle 8 di sera da Amburgo e arriviamo alle 5 di mattina del 9 agosto a Praga. Noi sul pass Interrail segneremo solo il 9 agosto. Tra l'altro il 2019 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui si può usufruire della regola delle 7 PM. Da quanto ho capito adesso sarà semplicemente da mezzanotte a mezzanotte. Noi quest'anno siamo riusciti a usufruirne e devo dire che ci ha salvato un paio di volte. C'è un'ultima cosa che vi voglio dire per quanto riguarda il pass Interrail, è che attraverso l'app possiamo verificare se abbiamo diritto a delle agevolazioni in alcuni stati. Ad esempio, andiamo in Germania, abbiamo diritto a degli sconti sui pullman, sui traghetti, sulle tourist card, sugli alberghi, su attrazioni, noleggio di biciclette, pub, lavanderie e varie robe. Io spero che questo video vi sia stato utile, cioè ho deciso di farlo perché in realtà queste erano tutte domande che io mi facevo gli anni scorsi. Mi ricordo che all'inizio è stato veramente complicato riuscire a capire tutto. Se avete qualche dubbio o volete un approfondimento, scrivetelo pure nei commenti. Ci vediamo a un prossimo video.